La tricopigmentazione è una tecnica innovativa e efficace per risolvere il problema della calvizie e del diradamento, valida come alternativa o complemento alla medicina chirurgica. Non è un tatuaggio. La strumentazione e il protocollo attuato sono differenti. I pigmenti utilizzati sono specifici per il cuoio capelluto, bioriassorbibili, atossici e anallergici. Ogni trattamento è personalizzato per ottenere l'effetto desiderato, rasato, densità o cover. È una soluzione risolutiva indolore e senza controindicazioni per un risultato estetico immediato. Tricomedit, la tua scelta migliore. Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati con un'altra grande serata di Calcio a 5 su ETV Marche, canale 12, la casa del futsal in televisione nelle Marche, e siamo ormai nella fase clou della stagione per quanto riguarda l'assegnazione dei titoli, i playoff, le promozioni. In particolare abbiamo le due stelle marchigiane, Italservice Pesaro e Città di Falconara, che lottano, è proprio il caso di dirlo, e sognano per il tricolore. Andiamo con ordine, partiamo con Italservice Pesaro TV, sigla. Allora è iniziata la serie dei quarti di finale. Sabato scorso l'Italservice ha giocato la prima gara in casa contro la Signor Prestito CMB Matera. Si sono giocate anche altre due delle altre tre partite in programma nei quarti di finale dei playoff scudetto di Serie A maschile. Una, Sin Bios Petrarca Padova contro Feldi Eboli, è stata rinviata a causa Covid, se ne è parlato molto, prima il 6-0 a tavolino, poi il rinvio. Questa dovrebbe essere ormai la linea per qualsiasi partita dei playoff, speriamo che non ci debbano essere altri casi Covid. Comunque, dicevamo, Italservice Pesaro ha vinto gara 1 5-2 contro la Signor Prestito CMB Matera. Vittoria in casa per le favorite, stante la classifica, Came d'Ossone e Sandra Batavellino sulla Sandra Batavellino e Acque Sapone sulla Meta Catania. E poi in infrasettimanale è arrivata gara 2 mercoledì, ieri pomeriggio, gli altri risultati, rinviata ancora ovviamente Feldi Petrarca, la Signor Prestito CMB Matera ha sconfitto 5-4 in rimonta l'Italservice Pesaro e ha portato la serie alla bella a gara 3. Stessa cosa in Sandra Batavellino Came d'Ossone col 2-1 e incredibile il gol sulla sirena, anche qui molto contestato dalla formazione abruzzese, in questo caso il gol del 4-3 definitivo del Meta Catania, che ha portato appunto la serie a gara 3. Sabato di nuovo tutto in campo per stabilire chi andrà in semifinale e chi invece resta a casa. Noi ovviamente guardiamo con interesse e con attenzione quello che è accaduto all'Italservice. Andiamo a vedere gli highlights di quella incredibile sconfitta che è maturata a Matera 5-4. Quattro giorni dopo, CMB e Pesaro si sfidano nuovamente. I padroni di casa giocano per prolungare la serie, la squadra di Colini per entrare in semifinale. Amici di PMG Sport Futsal, buon pomeriggio da Davide Menalascira. Sono i playoff scudetto, sono i quarti di finale, tra poco tutte le emozioni di gara 2. Ancora Onorio alla battuta, stavolta cerca ancora Canal, si muove intanto Salas sulla panchina di Colina, attenzione al tiro di Canal, sarà battuto da Borruto e poi arriva il gol, il Pesaro trova il vantaggio dopo 2 minuti e 45 secondi, 1-0 per la squadra di Colini. E allora deve difendere la palla, Borruto gliela porta via, 2 contro 2, Tony Dandella, tanto spazio davanti, arriva il 2-0 del Pesaro, firmato Felipe Tony Dandel. Tra le proteste però del CMB arriva anche il giallo per Neto, appoggia la palla sinistra per D'Olivera, a tiro murato, ancora Salas in porta, bravo però D'Olivera anche in fase difensiva, diventa 3 contro 2 per il Pesaro. D'Olivera centralmente, tanto campo per lui, ancora una volta il tiro finisce fuori di poco. Isidoro
Sta arrivando Ramon, che con deviazione riapre la partita. 1-2, il CMB accorcia le distanze con Ramon. Bueno Ardite. Nella metà campo offensiva del CMB. Vai Sidoro, la battuta va a cercare proprio Andre Santos. Schema perfetto che porta il 2-2 del CMB. Si muove Canal lontano dall'area di rigore. La palla invece è centrale per Borruto, che con l'esterno tocca la palla, che finisce però fuori, principalmente a Pulvirenti. La palla è fatti per lui, che con deviazione trova il 3-2. Il CMB si porta avanti all'11esimo con la rete di Giovanni Pulvirenti. Di Oliveira per Taborda, anticipo netto di Pulvirenti su Borruto, 2 contro 1. Pulvirenti con la punta in porta, respinge Miarelli. Va Jefferson che calcia in porta e c'è una gran parata di Miguel Weber. Onorio per De Oliveira, cerca la palla di ritorno, in qualche modo arriva ad Onorio, la palla è fuori. De Oliveira ha dimenticato la difesa avversaria, cerca spazio per il tiro e punisce subito. Palla prima sul palo e poi in porta, arriva il 3-3 dell'Ital Service con la rete di Giulio De Oliveira. Onorio col mancino in porta, trova ancora il vantaggio il Pesaro con la rete di Umberto Onorio al minuto numero 3 della ripresa. Well fa scorrere bene sulla destra per Pulvirenti, ancora Well, va la conclusione, vola Miarelli che mette in calcio d'angolo, carica su Onorio, chiama in profondità la sfera Borruto che la aggancia in qualche modo, la mette a disposizione di Canal, deve impegnarsi Weber per respingere e negare il 3-5. Pallone laterale affidato a Onorio che la gioca per il sinistro di Canal. Pulvirenti, ancora Canal col tacco, poi Borruto manda fuori. Ancora uno contro uno con Onorio, di spalle però l'argentino si appoggia a Ramon che stampa la palla sul palo. Poi contropiede Pesaro d'altra parte, 2 contro 0. Canal può puntare la porta e Weber tiene a galla i suoi. Ramon va direttamente in porta e trova un super gol. 4-4 CMB, ancora Ramon Bueno Ardite. Intanto Neto va a rubare la palla, duella con Borruto, calcio in porta, parata bassa di Miarelli che mette in calcio d'angolo, cerca spazio, poi va da Ramon, da lì può calciare, Ramon va in porta, impegna Miarelli che mette in calcio d'angolo, permettendo a Ramon di tornare in campo, dentro anche Tori Dandel per la fase difensiva, calcia! Beffa Miarelli sul primo palo e trova il 5-4 del CMB. Andre Santos al minuto numero 19 della ripresa, fa 5-4. Un grandissimo CMB batte 5-4 l'Ital Service Pesaro e prolunga la serie a gara 3. Pesaro avanti di 2 gol, poi superata, poi di nuovo avanti 4-3, 4-4 su punizione e a un minuto dal termine anche il 5-4 castiga Ital Service, che adesso dovrà vincere o pareggiare, questo dice il regolamento, 2 risultati su 3. Sabato, dopodomani, al Palanino Pizza, ore 20, dentro o fuori per l'Ital Service. Qua deve venire fuori tutta la classe, l'esperienza e la qualità dei campioni biancorossi, altrimenti addio sogno tricolore. Lo dice anche un campionissimo, un campione anche del mondo in carica, Leandro Cuzzolino. Sentite la sua battuta, le sue dichiarazioni nel dopo partita. Gara difficile, sicuramente un campo molto particolare per dire così. Complimenti a loro che hanno vinto, hanno saputo portare la gara dove volevano loro, quindi complimenti alla squadra che ha vinto e niente, adesso testa sabato, perché sappiamo che è tutto niente, quindi dobbiamo vedere gli errori che abbiamo fatto, che sicuramente non si devono ripetere, cercare di guardare, come ti ho detto adesso, tutti gli errori che abbiamo fatto per sabato, cercare di capire che è tutto nulla, quindi se non si abbiamo sbagliato, ci siamo permessi di sbagliare una partita, ma penso che l'abbiamo capito che no, non succederà più. Comunque ripeto, complimenti a Matera che ha portato la gara dove loro e si sono portati via la vittoria. Fare tesoro degli errori, sanno che errori hanno commesso i biancorossi, farne tesoro e non ripeterli, anzi. Serve l'Ital Service vista sabato scorso, una settimana fa, quasi al Palanino Pizza. Servirà la stessa prova dopodomani. Forza biancorossi, tutte le marche sono con voi. Ora andiamo a parlare del sogno tricolore del Città di Falconara. Città di Falconara TV, sigla.
quarti di finale dei playoff scudetto partiti anche nella Serie A rosa, e dunque Città di Falconara che ha vinto 5-2 in gara 1 contro Cagliari, pareggio fra Statte e Lazio 1-1, kickoff vince 6-1 col Bisceglie, Montesilvano ha vinto 3-1 col Capena. Nei playout invece il Granzette si è portato a casa la vittoria in trasferta sul campo delle Pelletterie, e poi ovviamente anche nella Serie A femminile si è giocato in infrasettimanale mercoledì questi due risultati che vedete in sovraimpressione: il 7-7 della Lazio con l'Italcave Real Statte, e poi il 3-1 del Bisceglie femminile sul kickoff, e quindi anche queste due partite di Serie A femminile vanno alla bella domenica, gara 3. Città di Falconara, come è andata oggi pomeriggio contro il Cagliari? Ne riparliamo fra poco, prima vediamo la vittoria di gara 1, gli highlights. È quasi tutto pronto per la sfida tra Città di Falconara e Cagliari, gara 1 dei quarti dei playoff scudetto. Si parte comunque con il playoff. Il portiere delle Cagliari poi non ha in dribbling, stoppata, contropiede, uno contro uno in avanti, la conclusione da parte di Brunigna. In stagione un rendimento perentorio, clamoroso, straordinario, mentre c'è il gol di Sofia Luciani, la sblocca lei con un diagonale fantastico, Sofia Luciani, è 1-0. Guti pressata, scova, un passaggio per Marta, è un'azione stupenda del Città di Falconara e finisce con la naturale conseguenza, il pallone in fondo al sacco, spettacolo al palo Badiali, segna Marta il gol del 2-0. Alla fine mantenuto il controllo della sfera. Qua scambia bene con una compagna e fa quasi gol. Mentre ora il pallone se lo scambiano Luciani e Ferrara. Palla da Guti, triangolo, Ferrara si incuna dentro l'area, prova una Veronica. Sul dischetto c'è Erika Ferrara. La sua rincorsa e il sinistro vincente. Segna Erika Ferrara. E realizza il 3-0 per il Città di Falconara. Segnalazione mentre il Città di Falconara attacca, Marta Luciani sotto misura, grande azione, Marta manda il pallone fuori mentre il pallone arriva dalle parti di Nona in area di rigore, prova a mettere dentro e salva tutto in extremis la difesa del Cagliari, la numero 12 delle Cagliari. Torniamo in diretta con Ferrara, pallone deviato, diventa velenosissimo. Torniamo live però, pallone alzato, Guti, piatto destro. Ci è andata di qualità pura la numero 3 del Città di Falconara. Sfera che termina fuori, preparando il colpo di testa verso la porta del Cagliari. Ora calcia il palo di Pato Dalmaz. E allora è tutto pronto per l'avvio del secondo tempo di Città di Falconara Cagliari. E allora raccontiamo questo secondo tempo con il fallo su Luciani che non viene sanzionato. Ora si distende la squadra di Massimiliano Neri, gran triangolo, Luciani in area, miracolo di Falconi, sembrava fatta per il 4-0 di Città di Falconara. Ci riprova Luciani, destro, è una via di mezzo fra un tiro e un assist per Nona sul secondo palo. Attenzione Marta, che gol della spagnola, grandissimo gol, un cioccolatino come ci piace dire, in questo caso da parte di Marta. Verticalizzazione da Guti a Ferrara, bel taglio di Luciani, grande assist di Ferrara, un'altra giocata di grande qualità tecnica. Il Città di Falconara, grande assist, Ferrara in area, all'indietro, Pato, punta destro, poi ancora Pato, eccolo là, e il sorriso di Rafa Pato Dalmaz la dice lunga su quanto aveva voglia di segnare. Ancora corner, Marchese attacca la zona e questa gliel'ho chiamata, questa si chiama gaggia, questa si chiama gufata vera e propria. Marchese però se l'è meritato questo gol. Riconosciamo il general manager, l'avvocato Lorenzo Mondini, ma ancora Marchese, indiavolata, ruba palla e poi realizza un gran gol, manda il pallone sotto la traversa, gran bel gol da parte di Marchese, 5-2, doppietta per lei, primo piano per lei.
di prima, bene per Ribeiro, ha mosso bene il pallone qua il Cagliari, ha creato una superiorità, tiro deviato di Ribeiro, calcio d'angolo, brivido per il Città di Falconara. Come Valentina Vescovo, che per chi non lo sa è stata anche presidente del Città di Falconara. No, Marta poteva fare tripletta, dico no perché posso capire la delusione di un calciatrice pronta ad appoggiare in rete un altro gol, sarebbe stata tripletta per lei, invece arriva il suono della sirena. Grande, grandissima prova delle ragazze Massimiliano Neri in gara 1 e poi oggi pomeriggio non possiamo mostrarvi per tempi tecnici le immagini, ma le Citizens si sono ripetute, altro risultato positivo e allora è già in semifinale il Città di Falconara, che ora quindi scenderà in campo nuovamente al Palabadiali domenica 23 maggio, gara 1, o meglio nel comunicato della divisione di qualche settimana fa c'è scritto sabato 22, fatto inusuale, fatto strano. Secondo noi c'è un errore, aspettiamo risposte, perché la Serie A femminile dovrebbe giocare gara 1 delle semifinali domenica 23 maggio. Di certo, forza Citizens, forza Città di Falconara, il sogno tricolore continua. Eccoci dentro a Calcia 5 M Magazine, andiamo ad analizzare quanto accaduto in Serie 2 e Serie B. Partiamo dalla seconda serie nazionale, la Serie 2, con un grandissimo Futsal Coba che ha confezionato la remontata sul Vis Gubbio sotto 5-2 ad inizio secondo tempo. Il Futsal Coba ha vinto 8-5, incredibile, e così si è guadagnato il secondo turno, ovvero la finale di girone in programma sabato dopo domani al Pala Savelli contro chi? Contro il Cusmolise, che ha fatto l'exploit, ha fatto l'impresa di andare a vincere in casa dell'Ortona 6-5, quindi Futsal Coba contro Cus Molise andrà a eleggere la regina dei playoff del girone C di Serie 2, che si confronterà con le altre tre regine dei playoff degli altri gironi di A2 per stabilire una promossa in Serie A. Il Coba ci crede. Non si sono giocati invece, come avevamo preannunciato nella puntata di settimana scorsa, i playout in A2 come in Serie B. Per quanto riguarda l'A2, la Tenax non è scesa in campo contro il Futsal Capurso. Non c'è ancora la comunicazione ufficiale che i playout verranno cancellati, ma ormai è il segreto di Pulcinella. Di certo sono stati per ora rinviati a data da destinarsi, ma la Tenax ha comunicato su Facebook il fatto di aver dato il via libera ai suoi giocatori e tutti i suoi tesserati a partire, a tornare a casa, quindi insomma segnala abbastanza evidente che non si giocherà più. Però la Tenax aspetta un verdetto importante dalla FIGC, prevarranno le Noif vecchie e quindi ci dovrà essere l'ultima in classifica retrocesso, ovvero la Tenax, oppure la richiesta di deroga della divisione, quindi Tenax salva senza playout, lo scopriremo le prossime settimane. Andiamo a vedere anche quanto è accaduto in Serie 2 femminile con la TB Marmi Chiara Valle, che nel suo playoff in gara secca sul campo del Firenze è stata sconfitta e quindi saluta al primo turno dei playoff in rosa la formazione di Nicolò Molinelli, la rincorsa alla promozione in Serie A, un'altra bella stagione per le rosanero, ma il 4-1 in Toscana, eccolo qua, castiga e chiude qua la stagione, in bocca al lupo per la prossima. Ora voliamo in Serie B, dove invece c'è tanta carne al fuoco per quanto riguarda le Marche, c'è soprattutto da capire quali marchigiane sono volate alla finale, o quale marchigiana è volata alla finale playoff del girone D. Ecco qua il resoconto: la SKL ha vinto 6-1 sulla Ternana, Recanati invece è stata sconfitta 5-2 dalla Cesena. Sì, è normale, la prima partita del playoff, e poi abbiamo trovato sempre la Ternana, che è sempre venduto molto cara alla pelle per noi, è una squadra che noi temeva molto e loro hanno iniziato bene, noi un po' di meno.
Però alla fine il gol, noi, come hai detto tu, è sbloccato un po' e i ragazzi sono stati bravi di non perdere la testa. Sì, è che per fortuna abbiamo, la partita si è decisa a tre quarti di partita, no? È giusto che diamo un po' di spazio ai ragazzini, un'esperienza di playoff non è facile capitare, loro meritano questa opportunità e di noi cominciare pure a guardare al futuro. Sì, noi adesso non lo so se prendiamo Recanati o Cesena che stanno giocando, che è iniziato un po' più tardi, sono come la Ternana, sono una squadra difficile da affrontare e sono arrivate le migliori. Alla fine hanno quattro che ha vinto Ancona e gli altri quattro sono le migliori di campionato. Questo si dice il risultato aggiunti. Allora dobbiamo fare il nostro massimo, noi ci teniamo di andare più lontano possibile, però è finale o è dentro o fuori, e serve stare sempre con questa testa che hanno avuto i ragazzi e ancora di più. E allora dopo domani la finale di girone e quindi il playoff secondo turno vedrà di fronte al Palamonte Rocco SKL, Futsal SKL contro Futsal Cesena, derby dei colori bianconeri. Forza in bocca al lupo ai ragazzi di Mister Sapigna, la società del presidente Massimo Cottilli, perché c'è da tentare la scalata in Serie 2. Per quanto riguarda i playout, invece, stesso discorso dell'Atenax, non si è giocata la sfida tra Pontedera e Cagli, ufficialmente gara destinata al gara rinviata, data da destinarsi, ma per tutti il campionato finisce qua. In questo caso Cagli sarebbe sicuramente salvo. E allora questa è la carrellata che abbiamo fatto e che facciamo come sempre, come ogni settimana qui su ETV Marche. Siamo in conclusione, settimana prossima, sempre di giovedì, altri verdetti, altre sentenze, sempre qua su ETV Marche. Da Matteo Magnarelli, buona serata, ciao. Tricopigmentazione è una tecnica innovativa efficace per risolvere il problema della calvizie e del diradamento, valida come alternativa o complemento alla medicina chirurgica. Non è un tatuaggio. La strumentazione e il protocollo attuato sono differenti. I pigmenti utilizzati sono specifici per il cuoio capelluto, bioriassorbibili, atossici e anallergici. Ogni trattamento è personalizzato per ottenere l'effetto desiderato, rasato, densità o cover. È una soluzione risolutiva indolore e senza controindicazioni per un risultato estetico immediato. Tricomedit, la tua scelta migliore.